Serie A presents Serie A Tim. Ecco i giocatori indisponibili per la partita di oggi. Il sole bacia i belli, dice il proverbio. Adesso Luca, non so se noi siamo proprio belli, ma di certo c'è che oggi pomeriggio il sole ha scelto di regalarci un po' del suo calore. Benvenuti a tutti da Fabio Caressa e Luca Marchegiani, ancora una volta insieme per raccontarvi i più e i meno di un'altra partita di calcio, che magari per alcuni di voi sarà il modo migliore per terminare un l'autopranzo, ma speriamo che lo spettacolo vi tenga svegli e non vi spinga invece a schiacciare un pisolino. E questa è una struttura di poco superlativa, una cornice perfetta per partite come queste. Le diverse sconfitte consecutive sono un dato di fatto. In questa squadra si è rotto qualcosa. Beh, non c'è molto da aggiungere. I risultati delle ultime partite sono impietosi. Niente gira per il verso giusto. Non riescono a trovare gli accorgimenti per invertire la rotta. Ed è una situazione che inizia a influire anche sull'umore dello spogliatoio, se interpreto correttamente le espressioni dei giocatori. Attenzione al tiro! Sono stati graziati dopo aver perso palla in maniera incredibile. Ecco un ottimo esempio di come passare rapidamente dalla difesa all'attacco. Il pressing alto a volte può portare a occasioni come questa. Ribéry, in questa squadra è lui ad avere la percentuale più alta di reti in rapporto ai tiri effettuati. Castrovilli si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Prova a tirare! La palla va sul palo! Ottimo tentativo, ma non trova il gol. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. Colpisce! Ha salvato la sua squadra a portiere battuto. Si è sacrificato ed è stato decisivo. Lancia il compagno in profondità. Solo il portiere Scastrovilli! Vuole sfruttare lo scatto. Il portiere si oppone. Ottima la parata del portiere. Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano. Forse nemmeno i suoi compagni. C'è il colpo di testa e c'è il gol della Fiorentina. Prima rete per la Fiorentina. Calcio d'angolo battuto benissimo, colpo di testa preciso. Questo è un colpo di testa da manuale. La coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Niente da fare per il portiere. Castrovilli, grazie a questa rete, ha messo a segno il secondo centro in questa stagione. Non può sbagliare. Riceve il passo, può provare. Ha segnato. Riescono quindi a pareggiare. Tutto da decidere. Ha controllato con il primo tocco e l'ha messa dentro con il secondo. Magnifico. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo, tutti a prendere un tè caldo, abbiamo assistito a un bello spettacolo. Le squadre vanno a riposo sul punteggio di 1-1, uno scontro ancora aperto, speriamo ci regali altre emozioni. C'è un perfetto equilibrio, entrambe le squadre hanno realizzato una rete a testa. E quindi, alla fine del primo tempo, siamo sull'1-1. Fischio dell'arbitro, si parte con il secondo tempo. Castrovilli.
cerca il tiro, la toglie dalla porta, gli nega la gioia del gol. Che parata! Ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. E va a colpire di testa e c'è il gol della Fiorentina. Una grande partita oggi. E nonostante la pressione della difesa non ha perso la calma e ha messo la palla in rete. Che giocatore! Gli avversari non lo lasciavano respirare, ma lui se li è mangiati. Ha dimostrato classe e ottima forma fisica. Rossella, ricordiamolo, ha portato a casa la terza rete nella stagione. Prova il cross. In palo! Badel. Benassi. C'è la palla filtrata. Può tentare la conclusione. È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Benassi sul pallone. Taxidis riconquista la palla. Vuole la profondità. Ora deve duellare. E col tiro. Che salvataggio da parte del portiere! Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Prova a giocarla in profondità. Palla filtrante per Boateng. E il guardaline ha alzato la bandierina e fuori gioco. Ghezzal. È riuscito a passare. Continua ad andare, palla, ecco il tiro! Ci è mancato poco, proprio alla fine. Questa di fatto era l'ultima azione della gara, finisce qui. Una battaglia dura, appena un gol di differenza tra le due squadre. Ma alla fine credo che sia un risultato meritato. Per concludere l'analisi, a te invece che partita è sembrata, Luca? Far coincidere il primo gol fuori casa con una vittoria non era un'impresa semplicissima, soprattutto in una gara complicata come quella di oggi. Non ci resta più molto tempo. Ringrazio Luca Marchegiani per avermi accompagnato. Ricambio ringraziamenti. Risultati della giornata. Buon pomeriggio, è il vostro Fabio Caressa che vi parla, pronto a raccontarvi questa sfida, minuto per minuto. L'incontro di oggi ha tutte le carte in regola per rivelarsi spettacolare. Peccato solo che il tempo sembri volerci mettere i bastoni tra le ruote. Secondo le previsioni a nostra disposizione esiste solo un 50% di possibilità di pioggia. Ma a essere sincero, e guardandomi intorno, mi sa che chi si è portato l'ombrello ha fatto bene. L'esibizione di tifo sugli spalti è qualcosa di incredibile. Questo stadio, lo devo dire, è davvero unico. Chiesa. Palla dentro di Chiesa. Riesce ad intercettare. C'è il tiro. Grande parata di Stracoscia. Perde il duello fisico con l'avversario. Ecco il filtrato. Prova il tiro. E non trova la porta davvero per pochi centimetri. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari.
Ribéry può crossare in area, cerca il cross in mezzo, ecco il tiro! Ribéry la metterà in mezzo. Occhio ai saltatori che sono arrivati. Ci mette una pezza. Qui deve... Grande parata di Stracoscia. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. Può provare. Primo tempo che finisce qui. Entrambe le formazioni a riposo dopo 45 minuti in cui gli attacchi hanno sparato a salve. Non una brutta partita in ogni caso. Breve pausa, si riprenderà con il secondo tempo. È stato un primo tempo divertente, un incontro giocato a viso aperto e con buona intensità. Entrambe le formazioni hanno avuto le loro occasioni e sono un po' sorpreso che nessuna delle due sia ancora riuscita a segnare. Ma c'è ancora tutto il secondo tempo da giocare. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Correa allarga il gioco. La mette al centro. Salta e colpisce di testa. E insaccano. Niente da fare per la difesa, che ha provato in tutti i modi ad arginarlo. Senza successo però. Che giocatore! Gli avversari non lo lasciavano respirare, ma lui se li è mangiati. Ha dimostrato classe e ottima forma fisica. Correa, grazie a questa rete, ha messo a segno il secondo centro in questa stagione. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Vediamo se può capitalizzare. La mette in profondità per il compagno. Ecco il filtrante. Immobile! Ha sprecato malamente. Un passaggio davvero illuminante. Un passaggio filtrante da manuale. Occhio al tiro! Supera la linea! Gol! Due gol in più. E partita saldamente nelle loro mani. Una conclusione assolutamente imparabile. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva, ha colpito di puro istinto trovando l'angolo giusto. Sembra che il mister voglia fare un altro cambio. Questo calcio piazzato è davvero un'ottima opportunità. Ribéry! C'è il colpo di testa! Ottimo tentativo, ma non trova il gol. La conclusione è uscita. Peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Riceve, attenzione al tiro! E c'è la rete! Sono stati bravi. Hanno sofferto, hanno creduto di potercela fare, hanno riaperto la partita nel momento più difficile. Si è aggiustato bene il pallone prima di tirare e poi è riuscito a insaccare senza nessuna difficoltà. Bravissimo lui e bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Effettivamente ha ripagato il mister della fiducia che gli ha dato mandandolo in campo. Palla in profondità per il compagno. Ecco il tiro! La sfera in porta! Ce l'hanno fatta. Adesso questo gol cambia davvero tutto. Era difficile fare meglio. Un tiro perfetto. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Chiesa, ricordiamolo, ha portato a casa la terza rete nella stagione.
Fiorentina. Non riesce a mantenere il possesso di questa palla. Ci prova! Buona la conclusione. Se quel tiro fosse stato nello specchio, avrebbe creato seri problemi al portiere. Gli è mancato un pizzico di fortuna. Non c'è più tempo, finisce qui. Si chiude in parità. Tifosi che sembrano soddisfatti. Del resto la gara è stata molto intensa e ha proposto comunque diverse occasioni. Invece la tua analisi di questa gara qual è, Luca? È stata una partita tesa, combattuta. Alla fine nessuna delle due compagini è riuscita ad avere la meglio, ma abbiamo assistito a un confronto intenso, soprattutto dal punto di vista tattico. È finito il tempo a nostra disposizione. Al commento tecnico c'era Luca Marchegiani, che ringrazio. Grazie Fabio, alla prossima. Risultati della giornata. Appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite. D'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Questo è lo stadio della capitale. La dimora perfetta per un club importante come la Roma. Partiti! Credo che Dzeko meriti una menzione speciale. È un grande goleador e sa anche creare occasioni per i compagni. Inoltre ha una grande dote, va sempre a segno nelle occasioni importanti. E questo è un valore aggiunto incredibile. Certo, e segnare è il modo migliore in cui potrà fare la differenza. Bella palla, chance, splendida reazione del portiere! Il punteggio iniziale è immutato, 0-0. Castrovilli! Traversa, ha colpito la traversa! Cross di Santon. Può colpire! Sono finiti i primi 45 minuti, squadre negli spogliatoi, primo tempo intenso. E ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. Nessuna delle due squadre è riuscita a bucare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. Se ne va. Mette in... E l'estremo difensore si supera. Perotti. Da lì può segnare. È in ottima posizione. Può tentare la... Salvati dal palo. E non trova la porta davvero per pochi centimetri. Palo, veramente sfortunato, non è entrata per una questione di centimetri. Incornata! Bel tiro, sono andati vicini al gol. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. Smalling prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Dzeko, passaggio sulla destra. Dzeko, qui deve tirare. Buffa l'estremo difensore. Un gol pesantissimo questo, soprattutto a questo punto della gara. Dzeko ha effettuato un ottimo inserimento. Passaggi come questo diventano letali se c'è un compagno che ci crede e scatta con il tempo giusto.
Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rigore. Il portiere si oppone. La prima sostituzione non ha portato i risultati sperati. Ora c'è un altro cambio. Vediamo se la squadra ne avrà beneficio. Libera al momento giusto. C'è la palla lunga in avanti. Palla filtrata per Dzeko. Provano a partire in velocità. E passa. Tenta da lontano. Tiro davvero da dimenticare. Ribéry! È un grande riflesso qui! La gioca in area! Boateng! Una conclusione non all'altezza del bel suggerimento ricevuto. Questo è un chiaro esempio di quanto possano essere efficaci le giocate in profondità. Peccato solo che l'esecuzione non sia stata all'altezza. È già da qualche minuto che non si muove bene. Non sembra in formissima. E c'è il boato del pubblico. Si chiude la sfida. Triplice fischio dell'arbitro. Stanno certamente ripensando a tutte le occasioni costruite e sprecate durante la partita. Fa male perdere, soprattutto quando hai avuto così tante occasioni. E tu cosa ne pensi della partita, Luca? Tutti, Fabio, ci siamo accorti di come la squadra abbia sofferto sulle fasce laterali. Mi meraviglia che l'allenatore non abbia saputo trovare nell'arco della partita un antidoto a queste situazioni pericolose. Vedi, Fabio, in questa partita abbiamo assistito al classico esempio di come chi sa sfruttare meglio le fasce laterali vince la partita, perché riesce a dare ampiezza al gioco offensivo e la squadra diventa più efficace. Solo pochi secondi ancora di collegamento. Al commento tecnico c'era Luca Marchegiani, che ringrazio. Ricambio i ringraziamenti. Risultati della giornata. Statistiche giocatori.